Buonasera e benvenuti. Allora, vi presento appunto la figura di Bruno Maderna. Quando abbiamo proposto di fare un intervento al Festival del Pensare Contemporaneo, abbiamo sottolineato alcuni punti che andrò ad illustrarvi. Tradizione, innovazione, tecnologia e alea. Adesso vediamo le varie declinazioni di questo nel pensiero di Maderna e come alcune delle sue visioni, intuizioni, come ha detto giustamente il dottor Magnelli, sono, secondo me, e non solo secondo me, ma secondo una buona parte della nostra comunità di musicisti che si occupano di arte contemporanea, ancora strettamente attuali. E anzi, direi veramente in maniera anche per poter presentare delle coordinate, qui ho anche diversi studenti dei corsi di composizione, diciamo, anticipo ciò che dirò alla fine, cioè che le ultime conclusioni che ho tratto potrebbero essere un decalogo di cose da prospettare ai giovani oggi, da tenere presenti se vogliono affrontare questa sfida dell'arte contemporanea in tutte le sue declinazioni. Allora, per mia abitudine e per costume, oltre che per, diciamo, anche metodologie, io cerco di utilizzare il più possibile fonti dirette, cioè quello che vi cercherò di farvi vedere sono le parole o i filmati di Bruno Maderna e dei suoi contemporanei. Non perché, diciamo, il discorso è sempre questo. Io credo che la cosa migliore sia andare alla radice, cioè sentire effettivamente cosa dicevano i protagonisti di cui parliamo, non leggere un libro che parla di cosa aveva detto, eccetera, eccetera, ma cercare di concentrarsi, come dice Georg Steiner, sulle fonti primarie, cioè sui documenti che ci sono di archivio di vario tipo, adesso vedremo, e sulla prassi che questo grande pensatore, perché diciamo che non era solo compositore, ha svolto durante la sua purtroppo breve vita. Solo una piccola osservazione: nel mondo dell'arte è sempre stato, e credo che sia, come dire, inevitabile, che la prassi preceda la teoria, cioè prima si fa e poi si spiega o si riflette su quello che è stato fatto. Così ha funzionato la nostra storia dell'arte. Due grandi compositori, diciamo, del secolo ancora precedente, anche se, diciamo, arrivati nel Novecento, Schoenberg diceva: e il Signore vide che tutto era ben fatto. Quindi prima l'aveva fatto e poi lo ha guardato. E Bartok, invece, in maniera più laica, diceva: l'ordine naturale delle cose prevede che nell'arte la prassi preceda la teoria. Ecco. Allora, inizio con una citazione di un contemporaneo di Bruno Maderna, che era Massimo Mila. Allora, tra 100 anni l'accento della storia batterà sul compositore e finalmente saranno riconosciuti i meriti del compositore e in subordine quelli del direttore d'orchestra. Non direttore d'orchestra-compositore, ma viceversa. Allora, perché questo? Perché Bruno Maderna era un enfant prodigio, adesso vedremo, che ha cominciato giovanissimo a suonare il violino e poi a essere direttore d'orchestra ed è stato protagonista di quasi tutte le prime esecuzioni di tutti i compositori della scena europea, ma non solo, anche internazionale, americana, per tutta la sua breve vita. I 100 anni, ve lo dico dopo, lo vediamo meglio, sono appena passati per quanto riguarda la nascita, perché era nato nel 1920, e quest'anno ricorre il 50° della morte. Infatti questo talk, diciamo, che io tengo, è, da una parte, è anche, come dire, preludio a un concerto che vorremmo fare proprio il 13 novembre, a cui vi invito caldamente a partecipare. Il 13 novembre è esattamente il 50° della morte di Bruno Maderna e cercheremo di fare un concerto misto, come era nell'estetica di Maderna, fra strumenti ed elettronica, perché Maderna mescolava tutte quante le cose insieme. Ecco, Massimo Mila è anche rappresentante di
un fatto molto importante, cioè quella disposizione, predisposizione al dialogo, all'osservazione, all'apertura che negli anni, in quegli anni era una caratteristica del mondo culturale italiano. C'erano tantissime discussioni, anche querelle che finivano, poi leggeremo da Umberto Eco, anche con critiche ferocissime, ma c'era un grande, come dire, ecumenismo e apertura nel guardare tutti i vari aspetti. Massimo Mila era un musicologo, diciamo che molti musicologi precedenti magari si dedicavano solo alla storia e al repertorio, invece lui ha parlato e ha commentato e come dire, anche apprezzato o criticato anche la sua produzione contemporanea. Per esempio, questa è una cosa che al giorno d'oggi anche nella critica comincia a diventare un problema. Rispetto a quegli anni ci sono diverse situazioni che diciamo non hanno più quella vivacità nel dibattito. Dopo quello che vedrete, che è stato anche uno scontro e un diciamo grande movimento di entusiasmo, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha prodotto, diciamo, un sacco di composizioni, di azioni, di pensieri, critiche, inversioni, e poi a un certo punto, diciamo, tutto questo si è un po' spento, questo dibattito si è così rallentato, ha perso energia, e oggi ci troviamo in una situazione, come diceva il dottor Magnelli, in cui non ci sono quasi più, non ci sono barriere ideologiche, questo va benissimo, ma non c'è neanche la capacità spesso di esercitare il diritto della critica e di vedere, diciamo, i limiti o i pregi delle nuove produzioni. Allora, come vi ho detto, 1920-1973. Adesso vi presento, invece di poi le note biografiche, se volete, le potete trovare su qualunque sito, in qualunque modo. Io qui vi faccio vedere un piccolo estratto, solo per presentare Maderna, di Un'ora con Maderna, ovviamente non è il video di un'ora, che è un documentario fatto dalla RAI e che presenta appunto Bruno Maderna nella sua attualità. Poi dopo ci sono altre parti che ho ritagliato perché ovviamente appunto non potevo usare un'ora, anche se poi sono 40 minuti di... Uno. Dove è nato, Bruno Maderna torna spesso per dirigere novità sue o di altri autori al Festival Internazionale della Musica Contemporanea. Ormai sono quasi 20 anni che vive all'estero, ma coi professori d'orchestra della Fenice parla sempre il dialetto, che gli ricorda non soltanto i primi successi di musicista, ma soprattutto i tempi difficili. Maderna, infatti, non ha praticamente conosciuto l'infanzia. Perse i genitori quando era ancora molto piccolo, e se non fosse stato per il nonno che si prese cura di lui, sarebbe rimasto abbandonato a se stesso. Il nonno faceva l'oste a Chioggia, ma era innamorato della musica. Così, a 5 anni, Bruno Maderna fu obbligato a studiare il violino. La sua prodigiosa facilità di lettura lo fece diventare un bambino prodigio. Aveva appena 10 anni quando un amico del nonno, proprietario di ristoranti a Milano e corridore automobilista a Monza, noleggiò per lui l'orchestra della Scala durante l'estate e lo lanciò come direttore. Per qualche tempo Maderna fu un secondo Willy Ferrero, ma poi sentì il bisogno di studiare più seriamente. Lo aiutò molto una signora di Verona che sarebbe diventata poi la sua mamma adottiva. E Bruno, che aveva diretto in calzoni corti alla Scala, all'Arena e alla Fenice, andò a studiare composizione a Roma con Gustini. Si diplomò nel 1940 e tornò a Venezia per un corso di perfezionamento con Malipiero.
Di nuovo a Venezia, ebbe una classe di solfeggio al conservatorio nel 1945, quando riprese l'attività musicale dopo la parentesi della guerra. Prima alpino, poi partigiano sul Monte Baldo, scampato per miracolo alla fucilazione. Questa è, diciamo, una piccola parte della biografia di Bruno Maderna. Adesso vediamo il primo punto, tradizione. Come ha detto il servizio, insomma, dello speaker, è fondamentale, molto importante, la sua permanenza a Venezia nella classe di perfezionamento di Gianfrancesco Malipiero. Allora, cominciamo a vedere il discorso. Questa è una frase di Maderna e poi andiamo a vedere il primo momento della formazione. Non possono esserci brecce né fratture in una civiltà. È una impossibilità ontologica. Le culture non sono delle astrazioni né delle cose, sono dei fatti umani. Le rivoluzioni sono esse stesse radicate nella continuità e se infrangono il corso delle cose, nello stesso tempo confermano questa continuità. Allora mi viene in mente appunto una frase di Béla Bartók che diceva che in fondo rivoluzione come termine, come semantica, consiste nella rotazione attorno a un asse. Quindi non vuol dire strappare i legami con quello che ci ha preceduto. Allora, dovete capire che in questa temperie culturale, non so, c'era una famosa frase di Apollinaire che diceva non possiamo portarci dietro dappertutto il cadavere di nostro padre. Allora si tagliavano i ponti con il passato, no? Allora, Maderna dice in maniera libera e non appunto ideologizzata, ma non ha senso perché comunque se noi oggi siamo qui è perché siamo tutti quelli che ci hanno preceduto. E, come dire, quindi il legame con la tradizione nell'arte è irrinunciabile. Poi uno decide di l'opzione di scegliere un percorso che apparentemente possa essere nuovo, ma in quegli anni, di cui adesso poi parleremo, in particolare diciamo, in Europa, si crea un dibattito violentissimo fra diciamo, il modernismo esasperato che non vuole avere nessun tipo di legame con il passato. Ecco, un'altra frase molto importante è, direi, già è un germe dell'attualità del pensiero di Maderna, no? Allora, oggi le composizioni tedesche arrivano in India e quelle italiane vengono eseguite in Germania. A lei sembra una cosa naturalissima, eppure mi creda, quando io avevo 18 anni, alla vigilia della guerra, già mi occupavo del Pirouliner di Schoenberg, perché mi interessavano certi problemi, certe soluzioni. Ma io, come altri della mia generazione, in fondo pensavamo che un lavoro come il Pirouliner, per importante che fosse, era qualcosa di diverso dalle nostre cose, era tedesco. Come noi eravamo italiani. Oggi questa sensazione non l'hanno più, né in Germania nei confronti degli autori italiani, né in Italia per i compositori tedeschi. Allora, prendiamola con attenzione, perché siccome è un dibattito che ritorna oggi, no, sull'identità nazionale, eccetera, eccetera, che cosa intende dire Maderna? Che ci sono delle differenze, che sono, come dire, le ramificazioni culturali che ogni comunità ha sviluppato. È vero che la musica tedesca è diversa dall'italiana. Pensate, voglio dire, all'Ottocento, pensate a una figura come Beethoven o come Wagner rispetto a un Verdi o a un Puccini, cioè sono diversi. E non si può dire che Wagner faceva l'opera italiana. Wagner faceva l'opera tedesca nella mentalità e nella logica tedesca. Allora, questo è importante perché da una parte ci preserva quella parte dell'identità che è lo sviluppo dell'arte, da un'altra però ci dice attenzione, ci sono delle differenze, non è tutto uguale, non si può per esempio avere le forme che io ritengo oggi di colonialismo culturale per cui io sento la musica africana con la batteria sotto o con il loop o con l'armonia, cioè perché l'armonia è una nostra specialità, gli accordi fatti con le tastiere sono cose che sono venute diciamo nell'Europa e metterle sotto, cioè diciamo il problema è questo, Maderna si rende conto che esistono queste differenze, che non si può mischiare la lana con il metallo, voglio dire, mentre invece purtroppo tantissimi giovani, sia della nostra, quelli che anche io trovo nelle classi, eccetera, eccetera, oppure con cui ho collaborato, musicisti africani, quando fanno la loro musica tradizionale, usano i loro strumenti, poi usano il sistema temperato nostro, le nostre tastiere, i nostri suoni per fare delle composizioni e non si rendono conto in questa maniera
secondo me, di subire una certa parte di colonialismo culturale, cioè di usare un linguaggio che è diventato, perché poi qui entriamo in un altro discorso che è quello dei mezzi di produzione di massa, cioè del fatto che esista una standardizzazione del suono, delle scale, che devono essere sempre quelle. Pensate, non so, alla ricchezza incredibile di melismi, di fioriture, di microintervalli che hanno tutte le musiche mediterranee del Nord Africa, diciamo da tutta la parte, diciamo, Tunisia, Marocco, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla Turchia, oppure, voglio dire, a tantissime altre forme come quelle dell'Africa centrale, dove invece il nucleo è il ritmo e la percussione e la melodia non è utilizzata, no? Ecco, questo è un discorso, come dire, delicato, perché può trasferirsi oggi nel nazionalismo, che non è quello di cui volevo parlare, no? Però in generale è un problema che secondo me si può ascrivere alla mancanza di senso della storia, cioè quello che noi, secondo me, mi permetto una minima osservazione sociologica, anche se non è il mio campo, che rischiamo come società occidentali è di perdere il senso della storia, cioè non sapere chi siamo, da dove veniamo. Faccio un esempio piccolissimo, ho sentito l'altra sera Paolo Mieli, quindi non è farina del mio sacco, no? Cioè, ce lo siamo dimenticati Liberty Island, quando tutti gli italiani a migliaia, a decine di migliaia stavano sull'isola aspettando di essere, come dire, introdotti e ammessi dentro gli Stati Uniti, al grande sogno, eccetera, eccetera. Questo solo per riferirsi, visto che adesso c'è il grande battage della migrazioni, diciamo. Vabbè, mi fermo qua, nel senso, però questo è abbastanza importante. Allora, dicevamo, allora, in questa foto vedete Bruno Maderna, Luigi Nono, giovanissimo, e Gianfrancesco Malipiero, che invece era già un po' âgé. Allora, Maderna va a fare il perfezionamento, e che cosa impara da Malipiero? Malipiero era, diciamo, un compositore molto importante, molto legato alla tradizione, non certo un innovatore, non certo un avanguardista, e che però si occupava con grande interesse di tutta la musica antica, specialmente quella che in qualche modo aveva orbitato intorno a Venezia. Allora io faccio una ipotetica scuola veneziana, no? Cioè che comincia dal 1500 con Andrea e Giovanni Gabrieli, zio e nipote, che sono, come dire, autori di canzoni da sonar, quindi sono nel passaggio in cui la musica vocale diventa strumentale, e che usano la Basilica di San Marco come un risuonatore, mettono due cori da due lati delle navate e fanno rispondere i cori. Quindi Luigi Nono poi dirà che la prima forma di quello che loro poi chiameranno la spazializzazione, cioè distribuire il suono nello spazio, quindi usare anche lo spazio come materiale, come materia compositiva, è da scrivere ai Gabrieli, quindi lo dice Nono stesso. Dopodiché non possiamo, anche se ha girato tutta l'Europa, non possiamo non citare Claudio Monteverdi, che è sepolto a Venezia e che comunque, voglio dire, è stato protagonista di una di quelle fratture di cui parlava Maderna, cioè l'invenzione del teatro contemporaneo musicale, cioè con l'Orfeo del 1607, diciamo, lui fa una rivoluzione. Prima, cioè, ci sono dei momenti nella storia dell'arte che c'è un prima e un dopo. C'era qualcos'altro prima, dopo c'è Monteverdi, e lo ha inventato, non c'era prima, diciamo così. Quindi a volte, ovviamente, queste fratture, cioè questi spike, questi colpi all'interno della storia, non è che la storia si sviluppi come un flusso ininterrotto, specialmente quella dell'arte è fatta di queste intuizioni, come ha detto anche prima il dottor Magnelli, che a volte sono anche profetiche. Dopodiché, appunto, diciamo, detto Gianfrancesco Malipiero, e poi vediamo anche il perché, Bruno Maderna, Luigi Nono, che ha conosciuto Malipiero ma si era presentato come studente di composizione privatamente a Maderna, e ancora vivente, che ha tenuto anche qui una masterclass, che è veneziano di nascita, ma secondo me anche di scuola, Claudio Ambrosini, che di nuovo è una persona che mantiene anche lui, non so se è una caratteristica della scuola veneziana, perché poi Nono in effetti ha fatto molte cose meno legate alla tradizione. Comunque, diciamo, Claudio Ambrosini ha un occhio particolare, una capacità di trattare anche materiali antichi in una logica, in un'estetica, in una prassi moderna.
Ecco, cosa facevano con Malipiero? Per esempio, una cosa come questa, che è pazzesca, cioè quello è, vabbè, il facsimile della prima, una delle prime stampe, lo Decathlon di Ottaviano Petrucci, quando nasce la stampa musicale, e contiene una serie di madrigali. E qui vedete una, tra l'altro c'è anche un refuso, perché questo è Okegem, Malormeba, diciamo un mottetto, e Maderna ha pubblicato un libretto, credo che abbia fatto durante gli studi con Malipiero, di orchestrazione. Quindi cosa ha fatto? Ha preso le voci e le ha trasferite agli strumenti. Tra l'altro questa è una cosa che poi Maderna farà tantissimo, cioè è affascinatissimo dalla vocalità, dalla cantabilità, ma la trasferisce negli strumenti. Cioè più che non ci sono pezzi di Maderna, diciamo, con la voce cantabile solista, ci sono tantissimi pezzi che usano il coro. E a proposito vi faccio sentire proprio un accenno, perché se no, appunto, ci sono troppe cose che vorrei dirvi, che è il Requiem. Allora, questa partitura era sparita, Maderna aveva perso il manoscritto, è stata recuperata recentissimamente, quindi questo è un piccolo estratto di un pezzo che ha scritto quando aveva 26 anni e che è ancora legato alla tradizione, però sentirete già che c'è questo ondeggiamento, questa specie di massa di voci, poi naturalmente le cose cambiano e si sentono già le caratteristiche di Maderna, diciamo, di quello che viene chiamato la texture, cioè usare non tanto le note separate, ma creare una tessitura, no? È una cosa che si prende come termine anche dall'arte pittorica, perché c'è un momento anche nell'arte, come dire, della pittura, dove si rompe la figura in pulviscolo di colori o di pennellate, e in questo caso qua invece di suono. È un piccolo estratto. Questa è la prima esecuzione, perché non credo che sia stato fatto in vita, fatta da Andrea Mollino a Venezia nel 2009. Potrebbe essere quasi madrigalistico come questo. Allora, Malipiero si rende conto che Maderna ha, diciamo, una marcia in più, e quindi gli consiglia di recarsi nel tempio della musica contemporanea, i famosi Ferienkurse für Neue Musik di Darmstadt. Okay? Nel 49 lui ci va come partecipante, no? Questi erano corsi estivi in cui venivano dei giovani compositori, presentavano dei pezzi, ascoltavano le lezioni dei maestri, eccetera, eccetera, e poi si discutevano e venivano presentati tutti i nuovi, diciamo, aspetti dell'arte compositiva. Allora, notate un fatto, con che cosa si presenta lui? Con delle Bach Variationen, cioè, ok, io vado a Darmstadt, nel Tempio della Novità, e con cosa ci vado? Con il mio bagaglio Bach, nel senso che è il principe della tradizione. Dopodiché, qui vedete appunto, sono i due, diciamo, mostri sacri, Pierre Boulez e Karlheinz Stockhausen, che sono i più furenti ideologicamente nel discorso di abbandonare totalmente ogni rapporto col passato. Vi dico solo una piccola nota, così appunto Stockhausen alla fine della sua vita è diventato una specie di misticheggiante, anche
vagamente delirante, quindi voglio dire tutta la sua verve, la sua furore ideologico di essere contro la cosa, poi si è trasformato in un'esperienza mistica che invece, voglio dire, stava perfettamente inserita nell'alveo della tradizione, anche se questo ovviamente, diciamo, che non inficia minimamente il fatto che lui abbia fatto opere, diciamo, di tipo assolutamente avanguardistico, no? Maderna è rimasto a lungo impigliato in questo equivoco, no? Il direttore d'orchestra che fa anche il compositore, l'avanguardista che guarda al passato in nome dell'espressione, che era una parola da guardare con grandissimo sospetto, no? Sono polemiche lontane, ma comunque ci aiuta a capire il fatto che Maderna, diciamo, posso dirlo, se ne fregava, nel senso che, voglio dire, infatti poi viene comunque chiamato come docente e non più come discente nel 56. Allora, appunto, come vi ho detto, mantiene comunque originalità, la fantasia e autonomia, ma ecco, e qui tornavo al discorso di prima, il senso della storia o la continuità non è che toglie il rigore, cioè, perché se no, lo dico specialmente per i miei giovani studenti, c'è il rischio, diciamo così, della naivete totale, cioè io mi sveglio una mattina, non so niente, ma io scrivo un pezzo perché tanto ho avuto l'ispirazione. Ecco, cioè sgombriamo il campo da questo, no? Diciamo dal fatto delle scorciatoie, del fatto che comunque, cioè, l'attività artistica è qualcosa che richiede fatica, pensiero, concentrazione, lavoro e rigore. Ecco, cos'è questo rigore? Non è il fatto di fare per forza, diciamo, delle opere monster, ma riuscire a spremere, a tirare fuori il meglio che si può da una qualsiasi tecnica, diciamo, costruttiva che io voglia applicare. Ecco, vedete proprio qui che cosa dice di nuovo con le sue parole Maderna. Cos'è la musica seriale? Allora, questo giusto per chi, siamo nel conservatorio, ma mi rendo conto che qualcuno può essere, diciamo, di altri ambiti, e quindi dico un attimo solo questo, no? Cioè, velocissimamente. Schoenberg ha iniziato la composizione su 12 suoni, uguali tra loro, che ha dato la stura a quello che viene chiamato appunto serialismo o dodecafonia. Ecco, il termine generico musica seriale si intende quando, invece di usare i modelli precedenti, i 7-800 della scala, si utilizza la serie, cioè una qualunque distribuzione di 12 altezze, questo nell'interpretazione di Schoenberg, che poi diceva quello è un mio metodo privato di composizione, non voleva nemmeno che fosse, come dire, condiviso da tutti quanti, però poi dopo è diventato, diciamo, idealizzato, esasperato in questi anni qua, e diciamo quasi succedeva che il compositore che non era seriale veniva guardato con sospetto, ok? Allora, lui dice, soprattutto è una forma mensis, ciò che ieri era sistema grammaticale è diventato adesso una concezione nel mondo della musica. Il termine seriale si carica di sensi multipli e vasti, ecco. Tuttavia deve essere mantenuto, però vedete, caricarsi di sensi multipli vuol dire già cominciare a guardarsi intorno a 360 gradi. E il solo sostituirsi in modo fermamente convincente al principio tonale. Questa forse invece è più un'affermazione storica di allora che oggi forse non è più così attuale. Esistono, secondo me, diversi modi convincenti di utilizzare altre cose rispetto al principio tonale. Il principio tonale è quello, voglio dire, che può arrivare fino alla prima produzione di Wagner, cioè la musica, come dire, che usa l'armonia come tecnica costruttiva fondamentale. L'armonia sarebbe la scienza che combina gli accordi, diciamo così, per capirci, quindi la verticalità. Ok? Noi lo manipoliamo con libertà e naturalezza e lo viviamo con così tanta forza come i fiamminghi vivevano i loro propri principi di espressione. Anche questo è importante perché in realtà c'è una connessione, anche se non è con 12 suoni, i fiamminghi usavano questi stessi modelli e adesso vedremo appunto come per comporre, diciamo così, in una forma intellettuale. Era una composizione molto articolata e molto pensata, diciamo, nella fase costruttiva, e meno libera poi nella fase, fra virgolette, espressiva. Ecco,
Questo il sistema, oggi, ogni compositore d'oggi possiede il proprio, deve fornire una base logica al pensiero. Esso feconda questo pensiero, non lo opprime minimamente. Questa è un'altra cosa importantissima, cioè la tecnica non è la soluzione, la tecnica è un mezzo, okay? Che si utilizza per fare qualcos'altro, cioè creare un'opera, avere una certa, dirà poi Eco, una certa capacità di trasmissione, una certa informazione, ok? E quello che io voglio creare è qualcosa che porti un'informazione. E quindi, voglio dire, scelgo una qualsiasi di queste, diciamo, formalizzazioni e poi cerco di riempirla di contenuti. E questo fecondare, voglio dire, è questo appunto la costante storica. Ora qui, a proposito, non so se si vede qua nella cosa, questo ho preso dal un quadrato magico famoso che poi è citato da Webern, Satorare potenet opera rotas, che può essere letto in ogni direzione, orizzontale, verticale, dal basso all'alto e dall'alto al basso. Ecco, questo, diciamo, modello era molto, come dire, in voga, trasferito nell'ambito musicale. Ora qui purtroppo non ho trovato un documento che possa, come dire, ha una risoluzione sufficiente. Questo è Firbriefe, quattro, non mi ricordo se messaggio, quadri, lettere, esatto, ok. Allora, dove, cosa fa lui? Dentro questi quadrati magici, di cui adesso non si riesce a vedere nulla, ma vi faccio vedere, ecco, da Christoph Niedhofer, che ne ha fatta una trascrizione di un altro pezzo, cioè che cosa faceva Maderna? Cioè, questi quadratini hanno un lato 12x12, che sono le altezze e o le durate, dipende, diciamo così, e lui traccia dentro qui delle linee e quelle sono le prime basi sulle quali poi comincia a costruire i pezzi. Però, attenzione appunto, lui non confonde il mezzo con lo scopo, per cui poi vedrete dopo che lui queste cose qui le dispone come su una tavola di montaggio e poi comincia a dire, ok, ho questo materiale, ho quest'altro, come lo incastro, come lo metto insieme? Mentre, diciamo, secondo me, la chimera che ha così fuorviato, se posso permettermi, alcuni gli altri compositori, era il fatto che una volta trovato il meccanismo si faceva il pezzo e basta, nel senso il pezzo era fatto perché il meccanismo era buono, mentre in realtà appunto Maderna ha un'altra impostazione. Qua per esempio vedete che Dimensioni 3, che è un pezzo per orchestra e solista, scusate che adesso, perché come dimensione lui l'ha usato tantissime volte, per orchestra con una cadenza per flauto solista. Ecco, guardate questo concetto di irradiazione, che è già quasi, come dire, pittorico, cioè c'è un mi bemolle al centro e poi ci sono, c'è questa serie che è l'originale, perché poi c'erano tutte le permutazioni contrappuntistiche per cui la potevano girare, rovesciare, e lui, cioè, produce delle rotazioni ma anche delle irradiazioni. Questo qui non è solo un modello seriale, è anche un concetto, cioè c'è un centro dal quale si irradia un qualche cosa. E infatti, per esempio, ecco, vedete, questo qui è uno schizzo manoscritto di Maderna, dove la serie che, diciamo, utilizzerà in un altro pezzo che è Musica su due dimensioni, uno snodo fondamentale, crea tutte queste connessioni che sono importantissime, perché poi anche, non so, c'erano articoli di Maurizio Kagel e di altri a quei tempi che parlavano della rotazione di figure geometriche, quindi, cioè, riempiendo i puntini, no? Come la settimana enigmistica, si creano, diciamo, dei poligoni, dopo questi poligoni vengono ruotati in diverse maniere. Ecco, questa qui, ecco, per Musica su due dimensioni è sempre di Niedhofer, la trascrizione dal manoscritto di Maderna ha una leggibilità maggiore. Guardate anche, questo credo che sia proprio dal manoscritto di Maderna, nasce la serie, ma guardate cosa ci scrive a fianco, strani, flebili, dolci, funerei, richiami nella notte. Quindi vedete che, cioè, in mezzo a questa idea, come dire, di formalizzazione, c'è anche un'idea di contenuto, comunque poetica in generale. Poi, per i musicisti, voglio anche farvi notare il fatto che, voglio dire, queste serie sono anche sovrapponibili a vestigia di linguaggio tonale, che è la tecnica che usava anche Alban Berg, che è forse, diciamo, il vero
referente di Bruno Maderna, cioè usava la serie, ma dentro la serie c'era una melodia, dentro la serie c'era un accordo. Il famoso concerto per violino è costruito in modo che la serie possa incastrarsi con un corale di Bach, che è Es ist genug, che il corale è uno dei più dissonanti perché contiene un tritono in forma diretta, sia nella melodia più una serie di accordi che sono al limite della classificabilità, e parliamo del 1738-40, eccetera, eccetera. Quindi la serie, come anche usava Luigi Nono per esempio nel canto sospeso, diventa quasi un pretesto per fare qualcos'altro, cioè per poter combinare, ecco che questa è l'estetica del montaggio, che è la cosa più importante di Maderna. E devo dire che nello stesso modo io ritengo, questa è la mia opinione personale, che appunto Maderna sia quello che ha interpretato meglio la lezione di Berg, cioè della triade dei famosi costruttori della musica seriale, la prima, diciamo, Schönberg, il maestro, i due allievi, Berg e Webern. Okay? Webern va in una certa direzione, secondo me irripetibile, cioè arriva fino alla rarefazione assoluta, e a quel punto lì, finisce la sua opera. Infatti la sua opera è anche brevissima, sta in pochissimo tempo, perché sono tutti pezzi molto molto brevi. Berg, come diceva Gilles Deleuze, ha un cupio di sordio, un tale desiderio di ancora ricordare la bellezza della musica del passato, che dentro, diciamo, le sue composizioni seriali ci sono frammenti, memorie. Pensate un po' alla logica della psicologia cognitiva, cioè chi sono io? Sono uno strato di memorie di cose che mi hanno formato. Quindi perché non le dovrei citare quando scrivo o quando compongo? Voglio dire, quindi in Berg ci sono questi affioramenti. In Maderna, nella dimensione più moderna, questo diventa quello che viene chiamato materismo, cioè quelle texture di cui vi parlavo, cioè fare la tessitura, ma dentro la tessitura ci sono tanti sempre frammenti di comprensibile, o comunque di tendenza, diciamo così, alla cantabilità del singolo frammento. Allora, ecco, questo è del 72, Australung, voglio dire, qui vedete, allora, altri tipi di diagrammi, qui entriamo già nel discorso di opera aperta e la parte che riguarda l'alea, però non è alea, perché lui scrive quello come si devono comportare i percussionisti e cosa devono fare, in una notazione che viene chiamata grafica, non c'è il tempo, la battuta, eccetera, eccetera, ma ci sono delle indicazioni gestuali per come si deve eseguire. Questo invece è la parte, per esempio, che riguarda, che cos'è il soprano, sì, ecco, qui abbiamo una certa cantabilità. Naturalmente poi cosa succede? Che Maderna in mezzo a questo mette, vabbè, i celli che l'accompagnano come una specie di, appunto, armonizzazione, la gestualità della parte percussiva, suoni elettronici, e comincia a creare questi, diciamo così, non voglio usare una parola perché non mi piace, stratificazioni di materiali di tipo diverso. Si potrebbe dire multimediale, ma non lo voglio dire perché è un'offesa per Maderna, e anche perché ormai è un termine che ci ha, diciamo, abbastanza inquinato. Allora, quindi cosa succede? Che inevitabilmente, siccome le condizioni sono giuste, Maderna entra anche a far parte, anzi fonda insieme a Luciano Berio lo studio di fonologia che di Milano, che adesso vi presento. Prima, anche se io poi ve lo faccio vedere dopo, aveva lavorato in un altro studio, che era lo studio di Colonia, per fare la prima versione di musica su due dimensioni, di cui adesso poi parliamo meglio. Allora, era stato realizzato presso l'Institut für Phonetik und Kommunikation, Forschung, scusami Alfredo della mia pronuncia del tedesco, vabbè, dell'Università di Bonn, e questo nel 52. Comunque, cosa succede? Allora, nel 55 viene fondato lo studio, scusate, qui mi devo spostare perché qui non riesco a leggere la slide, voglio leggervi solo una cosa che mi piace tantissimo, che qua, ecco, questa qui è la presentazione firmata da Giovanni Belletti, voglio dire, dello studio. Adesso vi dico solo questo,
Luciano Berio cosa dice? Oggi però è lecito pensare che definizioni quali musica concreta e musica elettronica, sorte in parte per il semplice e legittimo desiderio di riconoscere gli oggetti del nostro parlare quotidiano, possono venire assimilate al concetto generale di musica, quella musica, cioè, che sembra realizzarsi completamente sempre solo attraverso un'anteriore e infaticabile condizione artigiana. Questa è una cosa molto importante, perché cos'era la distinzione musica concreta e musica elettronica? Era il discorso che Stockhausen e gli altri in Germania volevano solo cose nuove, quindi non si registrava nulla che esistesse, ma si producevano suoni semplicemente usando degli oscillatori e degli altri artifici che a quei tempi non erano digitali ma erano analogici. Vedete infatti Berio Maderna con un tavolo di montaggio di nastri, quelli sono frammenti di cose che loro invece hanno registrato e che poi incollavano con un nastro per far leggerlo alla testina. Era un nastro che poteva passare, diciamo trasparente, che faceva il unire insieme le cose che loro tagliavano. Loro erano esploratori, non gliene fregava nulla di suono puro, suono concreto, cioè mi serve il suono di un flauto, allora Continuo, che è uno dei pezzi più belli di Maderna che faremo al concerto poi del 13 dicembre, di quelli elettronici, è fatto, si dice, si racconta, da un suono di flauto di Severino Gazzelloni, che ai tempi collaborava con loro. Allora, prima di farvi entrare nello studio di fonologia, vi leggo, allora, da Opera Aperta di Umberto Eco, stessa temperie, stesso gruppo, stessi posti, stessi luoghi, stesso pensiero, proprio un racconto sullo studio di fonologia. Tra il 1958 e il 59 io lavoravo alla RAI di Milano, due piani sopra il mio ufficio c'era lo studio di fonologia, allora diretto da Luciano Berio. Ci passavano Maderna, Boulez, Pusseur, Stockhausen ed era tutto un sibilare di frequenze, un rumore di onde quadre e di suoni bianchi. In quei tempi io stavo lavorando su Joyce e si passava la sera a casa di Berio, mangiavamo la cucina armena di Kathy Berberian e leggevamo Joyce. E di lì è nato un esperimento sonoro il cui titolo originale era Omaggio a Joyce, che è un famosissimo pezzo di radiofonico di Luciano Berio. Una sorta di trasmissione radiofonica di 40 minuti, in cui si iniziava leggendo il capitolo 11 dell'Ulisse, quello detto delle sirene, un'orgia di onomatopee e allitterazioni. In tre lingue, in inglese, nella versione francese e in quella italiana. Ma poi, siccome Joyce stesso aveva detto che la struttura del capitolo era una fuga per Cunningham, vedete qua com'è il discorso, no? Cioè, James Joyce è rivoluzionario della letteratura, cioè usa in un capitolo il concetto della fuga, e quindi vedete come la trasmigrazione dei concetti, cioè in questa temperie culturale, era la norma, diciamo così, assolutamente. Berio iniziava a sovrapporre i testi a modo di fuga, prima l'inglese sull'inglese, poi l'inglese sul francese, così via, una specie, qui sono le ironie di Umberto Eco, una specie di Fra Martino Campanaro, perché è un canone, polilingue e rabelesiano, con grandi effetti orchestrali, ma era sempre solo voce umana. Infine Berio lavorava sul testo inglese solo, detto da Kathy Berberian, filtrando certi fonemi, sino a che ne venne fuori una composizione musicale vera e propria, quella che circola in disco sotto lo stesso titolo, Omaggio a Joyce. Ma non ha nulla più a vedere con la trasmissione, che invece era critico didascalica e commentava le operazioni passo per passo. Bene, in questa atmosfera io mi accorgevo che le esperienze dei musicisti elettronici e della Neue Musik in genere rappresentavano il modello più compiuto di una tendenza comune alle varie arti e scoprivo affinità con procedimenti delle scienze contemporanee. In breve, quando nel 59 Berio mi chiese un articolo per la sua rivista, ripresi una comunicazione che avevo fatto nel 58 e iniziai a scrivere il primo saggio di Opera Aperta, che è questa che ho in mano. Poi il secondo, più una serie di noterelle polemiche, ci fu una violenta, appassionante discussione con Fedele D'Amico. E poi qui racconta tutto il discorso, diciamo così, di tutte le, appunto, le esplosioni di critiche quando lui tira fuori questo discorso dell'opera aperta, cioè di un'opera che non è chiusa in sé, ma può essere declinata in diverse possibilità. Allora, lo è da un certo punto di vista l'Ulisse di Joyce, anche se comunque sta nel
nella spazio di un libro, quindi è aperta ma è chiusa, perché voglio dire comunque è impaginata in quella maniera. Però mi viene in mente, per esempio, il nome non me lo ricordo, il romanzo di Bolaño, voglio dire che è fatto di tanti capitoli che possono essere letti in qualunque ordine, non è necessario che debbano essere letti dalla prima pagina all'ultima, quella è un'opera aperta. O le poesie di Raymond Queneau, no, voglio dire, con tutte le striscette di possibilità dal primo verso al secondo, per cui puoi fare un milione di poesie semplicemente combinando a scombinatoria questo. E questa cosa, diciamo, comincia a serpeggiare. Allora, ecco, appunto, qui abbiamo la fondazione del Citatore. Marino, ecco, per favore, tu parti prima. Sì, guardate con gli Citatori, se io sono a terra, resisto. Vengo su a poco, esatto. E tu vieni su col suono bianco. Buono. Mi dai via, pronti. Allora, notate, ecco, anche tutti fumano. Questa era la libera Repubblica di Venezia, parlavano in dialetto e lavoravano giorno e notte come gli pareva loro. In più si intossicavano, il povero Maderna poi è morto anche, diciamo, di sigarette. Ecco, vedete, non c'è schema, è ricerca, cioè lui prova e quando trova il momento giusto dice ok, registra questo. Questa è solo la creazione del materiale di partenza, non è... Ecco, suono bianco! Ecco. E sta a filare, dai. Quelli lì sono i famosi. Bruno Maderna è oggi uno dei principali rappresentanti. Vabbè, il taglio per arrivare in fondo. Quelli che lui stava smanettando sono i famosi 9 oscillatori, con cui Marino Zuccheri, che era quel signore che fumava, che ha detto vai col rumore bianco, accoglieva i compositori. Abbiamo 9 oscillatori, allora qui c'è i miei allievi che smanettano con qualunque software che come minimo ha 256 oscillatori. Abbiamo 9 oscillatori, vuol dire che erano uno dei laboratori più potenti del mondo, perché per fare le sinusoidi, no, cioè che erano le componenti singole, si sovrapponevano appunto 1, 2, 3, 4, 5 oscillatori fino a che si otteneva questo suono, diciamo, rugoso. Poi si registravano su nastro, si aggiungeva un sacco di rumore a ogni registrazione del nastro e alla terza sovrapposizione praticamente il rumore non dico che avesse invaso completamente il nastro, ma poco più. Allora, invece questo ci tenevo, perché è breve, a farvi ascoltare Notturno, allora, che è appunto, allora, attenzione, Maderna descrisse quest'opera come esperienza compositiva di musica elettronica. E secondo una diceria, il notturno non è dovuto all'atmosfera sonora dell'opera, ma al fatto che Maderna lavorasse di notte. Ok. Beh, elaborato il famoso rumore bianco, i suoni sinusoidali di cui parlavamo prima, e ha lavorato con il montaggio, cioè questi suoni che lui stava creando con l'aiuto, l'assistenza del tecnico, poi li mette su una tavola e comincia a montarli fino a che non è soddisfatto del risultato. Questo dura 3 minuti e 23. Thank you.
Osservazione. Qua Maderna dice che voleva i timbri mutevoli, cioè considerate che i mezzi elettronici in questo tempo erano ancora tremendamente acerbi, quasi immaturi, ecco, riuscire a ottenere il risultato di questa musicalità, cioè avete sentito come le cose scorrono, cioè anche se sono questi suoni strani eccetera eccetera, ma l'articolazione, la combinazione, cioè mostra già la capacità di controllo al di là del fatto che gli oggetti siano ancora un po' grezzi, perché voglio dire, comunque stiamo parlando di 70 anni fa. Ma lui aveva già fatto un altro di quegli spike, di quei colpi di teatro, che era invece, che non posso farvelo sentire perché sennò andiamo fuori tempo, che era musica su due dimensioni, quello che vi dicevo che ha fatto all'Università di Bonn. Allora, lui qui anticipa, è il primo in assoluto a immaginarsi l'idea del pezzo per suoni elettronici e strumento dal vivo, perciò si chiama musica su due dimensioni. E anticipa di un paio d'anni anche il grandissimo Edgar Varèse, che poi lo farà in Deserts, nella padiglione, e poi dopo nell'installazione padiglione Philips a Bruxelles. Ecco, le sperimentazioni di Maderna si distinguono da quelle fatte in parallelo da Boulez e da Stockhausen, perché per Maderna, diciamo, lui cercava il dialogo fra lo strumento e la dimensione elettronica, e fra l'altro, pur con questi mezzi così rudimentali, lui riesce a creare anche uno spazio sonoro, cioè sentite che alcuni suoni sono lontani, altri sono vicini. Anche questa è una cosa difficilissima da fare con i mezzi dell'epoca, perché non c'erano i riverberatori, si poteva solo agire con i filtri e con poco altro, quindi vuol dire avere un controllo, diciamo così, a livello del montaggio proprio, che è assolutamente unico, direi così. Vado avanti. Ecco, dopo aver fatto musica su due dimensioni, versione del 52, cioè con la prima parte di flauto, si rende conto di alcune problematiche, cioè, e qui entriamo dentro quello che viene chiamata l'alea, il nastro va avanti e l'esecuzione strumentale del solista invece dall'uomo, quindi può avere delle pause, delle, diciamo, rallentandi, diciamo, degli atteggiamenti artistici espressivi in generale. Ecco, e allora lui cosa fa? Non definisce le sincronie precisamente, e avrei fatto l'esempio, ma siamo quasi arrivati alla fine, vorrei arrivare alle conclusioni. Gli dice: quando senti questo suono nel nastro, allora attacca, diciamo così, quello che faceva vedere la partitura precedentemente. E poi però muoviti con libertà sullo sfondo di questo nastro. Allora poi ne fa una versione del 58, dove, che cosa fa? Visto che il nastro è bloccato, cerca di invece dare, invece che la parte unica del flauto da suonare dall'inizio alla fine, una serie di moduli che il flautista può combinare a seconda di quello che sente, che sono altre registrazioni di se stesso fatte con il flauto. A 6 anni di distanza cerca di risolvere questo problema, cimentandosi ancora di più dentro la questione delle forme aperte, e come abbiamo sentito dai racconti di Eco, appunto, voglio dire, i frequentatori dello studio in quel periodo si concentrano sull'idea di come si può fare un'opera aperta, cioè un'opera che possa essere diversa a ogni esecuzione. Ecco, allora, e diciamo, queste osservazioni
di Roberto Calosci sul fatto che questa contrapposizione è irrisolvibile perché a quei tempi non c'era il live electronics. Oggi noi la risolviamo con live electronics, cioè il flauto suona, io lo trasformo suonando anch'io col mio strumento, voglio dire. Allora a quel punto lì c'è l'interazione diretta e non c'è, come dire, la chiusura del nastro che deve andare da capo a fondo e che se dura 7 minuti, dura 7 minuti. Poi il flautista può suonarne uno o 25, ma quel nastro durerà sempre 7 minuti. Ok? Allora, quindi, ecco, questa è una delle definizioni di eco, che queste opere musicali nuove consistono non in un messaggio concluso e definito, non in una forma organizzata univocamente, ma in una possibilità di varie organizzazioni, affidate all'iniziativa dell'interprete. Nono le chiamava gli infiniti possibili, e si presentano quindi non come opere finite che chiedono di essere vissute e comprese in una direzione strutturale data, ma come opere aperte che vengono portate a termine dall'interprete nello stesso momento in cui le fruisce esteticamente. Adesso non so se l'ho messo qua, comunque, ecco, Maderna qui dice, esatto, io termino il lavoro di composizione con le prove. Dopo questa prima escursione ci sarà un percorso fissato, ci saranno delle possibilità di variazione. Adesso io ho tanto materiale, ma come sempre poi non riesco a farvelo vedere e sentire tutto, perché sono quasi arrivato alla fine. Cioè, ci sono i video che voi comunque trovate tranquillamente, dove Maderna spiega, parlando in veneto, agli orchestrai della Fenice, come devono improvvisare a metà del pezzo. Dice, ti dici così, tu dici no, tu rispondi, dici ma fai così, no, fai così. E dovete litigare fra di voi, non imitarvi come Cocorite, dice no, e dire, vabbè, lo faccio io Maderna perché non ho tempo di trovare anche quel video. Allora, e quindi, ecco, arriviamo a un altro capolavoro, insomma, di Maderna, che è Essere nata per un satellite. Questa è dalla Casa Ricordi, i frammenti che lui dà agli strumenti promessi in forma lineare, ma la partitura di Essere nata per un satellite è questa. Ecco, vedete? Allora, dove qui sotto c'è scritto, possono suonare il flauto, il clarinetto, le cose, ovviamente trasponendo, suonando forte, suonando piano, eccetera, eccetera, ma attenzione, cioè, quei frammenti sono frammenti pensati da Maderna, non è suonate a cavolo quello che vi pare, ma sono frammenti che, diciamo, riescono a creare un clima incredibile, e anche nelle varie esecuzioni, ovviamente se voi andate a cercare su internet trovate, non so, 20, 30, 40 esecuzioni, una è diversa dall'altra, intanto perché gli strumenti possono essere diversi e poi perché ognuno può in una durata da 4 a 12 minuti, cioè suonare più di un frammento, suonarlo più di una volta, leggerselo, eccetera, eccetera. Ovviamente appunto il lavoro di Casa Ricordi è anche quello poi, quando dice si fanno le parti, di dare qualcosa che sia un po' più leggibile agli esecutori, perché questo è bellissimo dal punto di vista grafico e come idea, e fra l'altro a proposito di così, era proprio in occasione del lancio di un satellite che adesso non ricordo, e addirittura credo che nella prima versione è chiamata Serenata per un missile, perché voglio dire non mi ricordo bene la questione. Comunque, ecco, questo anche se riusciremo di farlo al concerto in una delle ennesime versioni del 13 novembre, prossimo 21, appunto di una musica per virgolette aleatoria, ma è alea appunto controllata, non è l'alea di dire ok, getto i dadi come faceva Cage, che poi anche Cage in realtà sapeva benissimo quello che faceva, però come concetto, no, famoso il sistema di mantica cinese dell'I Ching, getto questi dadi o questi, insomma, segni da interpretare, e questa è la nota prima che scelgo, poi la seconda, poi la terza, voglio dire, e quella era una dichiarazione di alea totale, poi non era così, ma questo richiede un'altra puntata. Non posso farvelo ascoltare. Ecco, vado alle conclusioni. Ecco, conclusioni dove Maderna, in un altro suo scritto, si rende conto, e qui ormai è quasi, ahimè, diciamo, fine vita, certamente al limite di un mondo, nel senso che lui vede che cosa c'è nelle possibilità future. E ecco, una è questa, la trasformazione graduale del concerto in performance, installazione. Lui fa sempre più negli ultimi anni 70, lavori dove ci sono cori, orchestre, pezzi di orchestre distribuiti, suoni elettronici, quindi voglio dire, altera profondamente
più radicalmente di chi magari lo faceva solo dal punto di vista compositivo, proprio la forma del concerto, cioè la vita che sta dentro, per cui voglio dire con gli esecutori di cui lui è anche partecipe. Ecco, integrazione delle pratiche improvvisative all'interno della composizione, superamento, questo l'abbiamo già detto a proposito dello studio di fonologia, cioè io uso il suono che mi serve per il pezzo che voglio fare, mi serve una voce, uso una voce, mi serve una tromba registrata, uso la tromba, mi serve una percussione, voglio dire, mi serve il rumore bianco, ok, vi faccio solo una piccola postilla, Stockhausen, che invece si rifiutava di fare questo, uno dei colpi di genio più assoluti nella musica elettronica è Gesang der Jüngling, dove utilizza la voce di un bambino, cioè insieme con i suoni sinusoidali, quindi poi alla fine, diciamo, pur dichiarando quel che è, anche lui cede alla tentazione del suono concreto, no? Loro intendevano concreto qualcosa che era stato registrato da un essere umano, il suono puro, un suono registrato. Indipendenza dalle forme di ideologia compositiva, ecco, tendenza a quello che vi ho detto già, alla stratificazione dei timbri, del collage, ma del collage consapevole, non del collage perché non so cosa fare, ecco, voglio dire, libertà sulla ricerca, ecco, poi focus sulle macrostrutture, a lui interessa di più il totale di come l'opera funziona che non concentrarsi sui singoli, come dire, marchingegni compositivi che stanno all'interno. Questo è, richiederebbe un'altra puntata, un famoso dibattito, perché già altri compositori, Xenakis, Ligeti, avevano detto attenzione, se voi vi focalizzate sui quadrati magici, eccetera, eccetera, andate dentro ogni dettaglio, perdete di vista il totale dell'opera. È come se, parlando di pittura, io mi focalizzassi su un centimetro per cercare la generazione, eccetera, eccetera, e poi non so, diciamo, nel totale dell'opera a che punto sono. Questo è un problema, cioè o controllo il totale o controllo la microstruttura, tutte e due le cose insieme è un po' particolare. Ecco, il decalogo, ecco, vabbè, poi il discorso è chiaro che esplorare le possibilità dell'elettronica vuol dire che poi io scrivo in maniera diversa anche per gli altri strumenti. Ecco, le attualità, ciò che è, perché abbiamo detto, perché può starci nella Festival del Pensare Contemporaneo, il senso della storia, non postmodern, non facendo finta che la storia non sia esistita, che io mi sveglio domani e scrivo un pezzo in la minore e non so che nessuno ha scritto un pezzo in la minore, vuol dire, cioè, io so che cosa ha scritto Bach, so che cosa ha scritto Ockeghem e se voglio utilizzo quello, ma voglio dire con la dimensione, la prospettiva storica che io sono oggi qui e posso usare qualunque materiale che possa servire per costruire un mio prodotto artistico. È questo che dicevo che è il decalogo di quello che io già lo sanno perché e dico ai miei studenti. Attenzione al rischio dei fenomeni di globalizzazione. La musica non è un linguaggio universale, la musica è sviluppata da comunità e le comunità hanno delle differenze. Per carità, poi va bene tranquillamente il discorso che è un veicolo, diciamo, di espressione, di informazione generalizzabile, però voglio dire la musica africana non è quella europea, la musica balcanica non è quella francese, cioè la musica sarda non è quella friulana, cioè voglio dire sono cose diverse e bisogna stare attenti a questo aspetto. L'altra grande modernità è questa, quello che dicevamo, no? Dell'irradiazione, la commistione, l'incrocio di tutti i materiali in una entità superiore che sta a metà fra il teatro, ma è un teatro non teatro, con la gestualità, con l'elettronica, quindi diciamo la possibilità di usare qualunque materiale, come nel gruppo 63 Sanguinetti e gli altri usavano qualunque tipo di fonema o di cosa, da quello dei fumetti alla parola aulica e lirica. Appunto, la tecnica del montaggio e, ultimo, improvisation, che è il modo con cui si parla oggi della composizione che integra l'improvvisazione. Questo è una cosa abbastanza attuale. E niente, io mi fermo qua. L'unica cosa dice... L'ultima parola la lascia Maderna, occorre valutare i processi di collegamento, di organizzazione, di disposizione, al contempo dell'energia affettiva e dei significati evocati da questi processi. E credo che questo possa essere tranquillamente il
la giusta conclusione di questo breve talk. Per chi fosse interessato, ripeto solo il discorso che vi invitiamo il 13 novembre, poi ci saranno le comunicazioni, cercheremo di fare un concerto che possa ricordare il più possibile Bruno Maderna. E io ho definito qua perché questo era l'orario, se qualcuno ha qualche domanda io comunque sono a disposizione.